Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati presso Presonus Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento settimanale che ci terrà compagnia per tutta l'estate. Attivate subito quindi la campanella qui in basso per non perdere nessuna delle prossime puntate di domande e risposte su Studio One. In questo appuntamento troveremo 5 risposte alle domande più frequenti che mi arrivano attraverso i social, in particolar modo dal nostro gruppo Facebook ufficiale Studio One Pro Italy, dove vi invito ad iscrivervi e dove spesso appunto troveremo le domande poste dagli utenti vecchi e nuovi. Molte delle domande provengono da coloro che approdano a Studio One da altre DAW, come ad esempio Logic, Cubase e Pro Tools, e che faticano a ritrovare il proprio workflow. Vedremo insieme come risolvere questi problemi e come affrontarli una volta per tutte. È necessaria però una premessa. Molti dei problemi spesso dipendono da una non conoscenza del sistema informatico che si sta utilizzando. Non si sa, ad esempio, quanto potente debba essere o quale sistema operativo supporta i driver delle periferiche o Studio One stesso, o a volte mancano proprio le basi di informatica, che nella maggior parte dei casi risolvono a monte dei problemi che si riscontrano lungo la via. Do quindi per scontato che tutti sappiano cosa sia un computer, cosa sia la RAM, cosa sia l'hard disk e i vari tipi di bus, PCI, USB, FireWire, Thunderbolt. Come spegnere le funzioni non essenziali del proprio sistema operativo, come gestire le installazioni su un sistema dedicato all'audio recording. Nel canale trovate un video su come ottimizzare Windows per l'audio recording. Do per scontato inoltre che non vi siano installati antivirus, firewall, plugin e applicazioni craccate che, come abbiamo visto già in un altro video, tendono ad installare software nascosti che rallentano il sistema operativo facendogli fare altro. Visto che sia Studio One sia i plugin di terze parti gratuiti riescono a sopperire ad ogni esigenza che possa presentarsi nel 2022, è fondamentale saper gestire la macchina che stiamo guidando. E proprio come un'automobile non è fondamentale saper fare il meccanico, ma imparare il manuale e conoscere le spie e le funzioni importanti del mezzo per prevenire ogni tipo di problema. Il computer, anche se strumento potentissimo ed efficiente, funziona bene nelle mani giuste. Dopo 6 anni di gruppo Facebook Studio One Pro Italy, posso affermare sinceramente e scientemente che il 99% dei problemi riscontrati dipendono dall'utente e non da Studio One. E questo mi rende felice, perché vuol dire che l'applicativo che gestiamo durante le fasi di beta testing supera il nostro stress test molto bene. Manca sempre più spesso la lettura dei manuali, sia della DAW sia dei plugin che vengono utilizzati, o la ricerca e la visione dei tutorial già presenti qui sul mio canale, come su quello di altri utilizzatori di Studio One, anche se in inglese. Tante volte basta Google e una ricerca semplice per argomento. In ultima analisi, spesso manca la preparazione necessaria ad affrontare l'audio recording in maniera corretta. Preparazione che comprende la conoscenza della lingua inglese e delle parole utilizzate nel nostro campo specifico, perché spesso, anzi molto spesso, non esiste una traduzione in italiano corretta dei principi o delle applicazioni tecniche di diverse funzioni. Ricordiamoci che la tecnologia si muove su quella lingua, oltre ad essere tra le più parlate al mondo, anche nei paesi non anglofoni. Di conseguenza non si trova utile spesso localizzare il software o il manuale. Un applauso va comunque fatto a MIDI Music per aver tradotto Studio One in italiano, quindi per averlo localizzato gratis. E spesso ce ne dimentichiamo. Il manuale operativo invece è stato scritto e stampato da Curci grazie a Beppe Bornaghi ed è possibile acquistarlo su Amazon o su altre piattaforme di distribuzione. Una preparazione, quella del recording audio, che dovrebbe comprendere anche quelle nozioni basic
di fisica acustica. Non è necessario conoscere le formule matematiche, ma almeno i sistemi di misurazione, la conoscenza della percezione del suono e, nei casi spesso più gravi, assenza di attrezzature secondarie come ascolti, schede adeguate, schede audio adeguate o sistemi di ripresa microfonica. Con pazienza ed dedizione faccio i complimenti ai ragazzi che frequentano i miei gruppi Facebook e che in uno spirito di mutuo soccorso danno una mano ai meno intraprendenti. Li ringrazio perché era proprio quello che sognavo di vedere in un gruppo di assistenza su Studio One. Quando ho una nota MIDI lunga, come faccio a partire dal centro della nota per ascoltarla senza dover necessariamente tornare all'inizio della nota? Per fare questo dobbiamo utilizzare una funzione che si chiama Chase, che si trova all'interno della traccia MIDI. Ad esempio questa nota qui, se noi partiamo da questo punto, non suonerà. Ma dalle preferenze di Studio One, sotto MIDI, troviamo l'opzione Chase Long Notes, o segui le note lunghe. In questo caso, facendo applica, potremo partire dalla nota centrale e ascoltare direttamente il suono di questa nota, anche se non partiamo dall'inizio della nota MIDI. Come abilito o disabilito il solo safe? Questo è molto semplice in Studio One. Può essere abilitato con il tasto Shift sul canale oppure con il tasto Shift click per toglierlo. Il solo safe serve per ascoltare la traccia che coinvolge ad esempio l'effetto con il solo safe in modalità automatica. Quindi quando il solo safe è attivo e metto in solo la traccia, ascolto la traccia più l'effetto. Quando invece il solo safe non è attivato, quando metto in solo la traccia, ascolterò la traccia in formato drive, quindi completamente senza l'effetto che è stato messo nei send. Come faccio a gestire il dual mono o a utilizzare i plugin in dual mono? Dual mono prevede di avere un file embedded, quindi un file che contiene left e right differenti, oppure che ci sembra siano differenti. In entrambi i casi avremo necessità di splittare questi due canali LR su due tracce separate. Per farlo dovremo puntare sul file direttamente dalla finestra Browse Files, quindi non dal pool, e cliccare sulla traccia che vogliamo splittare utilizzando il tasto destro del mouse selezionando Split to Mono Files. In questo caso vengono creati i canali LR che possiamo reimportare all'interno di Studio One e avere un vero dual mono su traccia. In alternativa possiamo nella traccia aprire il nostro FAT channel e nel canale creare uno splitter che divida il segnale in ingresso stereo in channel split, quindi left e right, e applicare un plugin a left e un plugin a right in maniera indipendente. In questo modo possiamo processare i due canali in maniera completamente indipendente. Come funziona una traccia in sidechain? Studio One ovviamente possiede la possibilità di inserire sidechain direttamente dal plugin che potrebbe utilizzare sidechain, in questo caso un EQ o un compressore. Nel caso specifico, FAT Channel possiede il pulsante di sidechain, quindi riceve l'input da una delle tracce che noi possiamo selezionare dal nostro arrangiamento. In questo modo il nostro compressore agirà ad esempio in base all'ingresso di una delle tracce appunto del nostro arrangiamento o del mixer. Se dobbiamo poi invece creare una compressione parallela, potremo tranquillamente aggiungere un bus con un compressore ed inviarlo attraverso il send in quella traccia, quindi ad esempio bus 1. In questo modo il send verrà inviato alla traccia processing, quindi dove sarà ad esempio un compressore o un EQ. Attenzione ovviamente all'utilizzo di questo sistema. Nel caso in cui abbiamo poi necessità di utilizzare un compressore specifico, come ad esempio il compressore di Studio One, all'interno abbiamo una sidechain configurabile per certe frequenze, quindi possiamo far agire il compressore soltanto su una porzione di frequenze che noi selezioniamo all'interno del compressore. Questo è utilissimo per poter appunto creare una sorta di de-esser sulle frequenze alte.
Per chi viene da Pro Tools verso Studio One, spesso c'è la richiesta di avere modo di stampare una traccia. Questo in gergo vuol dire avere la possibilità di creare un input del nostro master o di un nostro bus o di una nostra traccia e poterla registrare fisicamente all'interno dell'arrangiamento. Per fare questo creiamo appunto una traccia print stereo e come ingresso mettiamo non le uscite della scheda audio ma le uscite dei bus o direttamente delle tracce. In questo modo quando andremo in record verrà stampato direttamente ciò che esce da quel bus o ciò che esce da quella traccia. Grazie ancora per avermi seguito, vi aspetto la settimana prossima per altri trucchi e consigli sull'uso di Studio One. Vi ricordo ancora di attivare la campanella qui in basso, di seguire anche le nuove rubriche di Audio Basic che sto pubblicando in questi mesi e vi ricordo che saranno presto disponibili i miei corsi intensivi di ascolto critico, mix e mastering. Li troverete sempre sulla mia piattaforma www.proaudiolearning.com. Mentre la raccolta completa di tutti questi video è già presente all'interno dei corsi di Studio One Prime, Artist e Pro. Fruibile quindi a chi ha già acquistato il corso, oltre ad altri video supplementari che arriveranno in questi mesi sempre in forma gratuita. Per il momento è tutto, ciao, a presto! Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!